Questo anello si snoda attorno alla valle del Bidente delle Celle e ha come punto di partenza, nonché di arrivo, la frazione Lago, situata nei pressi di Corniolo, piccolo borgo dell'alta Val Bidente. Una volta imboccato il sentiero 261, il percorso inizia a inerpicarsi sul versante e, superati i ruderi di una vecchia casa, sarà possibile osservare alla propria sinistra, sul versante opposto, i ruderi del castello del Corniolino, che incontreremo nuovamente al termine del nostro anello. Oltrepassata la fonte di Fossa Cupa, iniziano le famose ripe toscane, un susseguirsi di coste rocciose a picco sul Fosso delle Celle, che mostra lungo questo tratto di sentiero il suo splendido corso a meandri incassati. Proseguendo incontriamo la fonte del Bercio, quando, nei pressi della località Le Celle, una ripida salita ci condurrà alla fossa, piccolo ma caratteristico nucleo di abitazioni ancora oggi in buone condizioni. Ci sono due tipi di sapere. Uno è quello che ti radica e ti colloca nel tuo contesto fisico. Sai distinguere il nord dal sud, il pino dall'abete, sai in quale punto sorge la luna nuova, da dove viene l'acqua e dove vanno i rifiuti. Sai stringere una mano, affilare un coltello e come funzionano i tassi di interesse. Questo tipo concreto di conoscenza può contribuire a migliorare la vita pubblica. Acquisiamo questa conoscenza dando nuova vita alla cultura.
processo simile al riabitare, ritornare in un luogo maltrattato e quasi dimenticato, ripiantando alberi, decanalizzando i corsi d'acqua e rompendo l'asfalto. Una breve deviazione dal percorso ci consente di raggiungere Pian del Grado, splendido borgo dell'Alta Val Vidente, un tempo abitato tutto l'anno. La cultura è nella famiglia e nella comunità ed emerge quando ci mettiamo insieme per fare del lavoro vero, oppure per giocare, o per raccontare storie o recitare, quando qualcuno si ammala, muore o nasce, oppure in occasione delle festività. Una cultura è una rete di conoscenti o di comunità che ha radici e di cui ci si prende cura. Tornando sui nostri passi, il sentiero 261 inizia la sua lenta ma continua salita verso Pian delle Fontanelle, attraverso i pascoli e gli antichi insediamenti di Caporcini e Cattorri. L'altro tipo di conoscenza dipende dallo spingersi oltre i confini. John Muir sviluppa lo stesso pensiero. In Wild Wool, lana selvatica, cita le parole di un amico agricoltore. La cultura è una mela coltivata, la natura è una mela selvatica. Ritornare selvatici significa diventare acidi, astringenti, arcigni, non concimati, non potati, forti ed elastici e, ogni primavera, fioriti di una bellezza sconvolgente. Oggi, praticamente tutti noi siamo un ceppo coltivato, ma possiamo di nuovo perderci nei boschi. Lasciamo la casa per intraprendere una ricerca interiore in una wilderness, una selvaticità archetipica che è pericolosa, minacciosa, piena di belve e di estranei ostili. Questo genere di incontro con l'altro, sia interno che esterno, richiede di abbandonare comodità e sicurezze, accettare freddo e fame ed essere disposti a mangiare qualsiasi cosa. Sul piano mitico è questa la fonte di tutte le narrazioni, diffuse in ogni parte del mondo, sul viaggio dell'eroe. Sul piano spirituale, questo processo ci chiede di abbracciare noi stessi nell'altro, di attraversare il confine, non diventando una cosa sola o mescolando tutto con tutto, ma tenendo delicatamente presenti identità e differenza. Ciò può portarti a vedere le case, le strade, le persone del tuo luogo d'origine come se fosse la prima volta. Può significare ascoltare ogni parola fino nelle sue eco più profonde. Può far sgorgare lacrime misteriose di gratitudine. La nostra anima è il nostro sogno dell'altro. Tratto da The Practice of the Wild di Gary Snyder.
Sentiero della Libertà, Fontanelle. Qui, il 13 aprile 1944, furono uccisi 6 partigiani appartenenti al distaccamento toscano delle Brigate Garibaldi Romagna. Essi erano inquadrati nella prima delle 3 brigate in cui erano suddivisi i partigiani romagnoli. La formazione di grandi brigate si era resa necessaria per raccogliere i numerosi giovani che affluivano in montagna dopo l'emanazione da parte della Repubblica Sociale dei bandi che comminavano la pena di morte a chi rifiutava l'arruolamento nell'esercito fascista, asservito ai tedeschi. I 6 partigiani giunsero alle Fontanelle provenendo dalle Balze, dopo alcuni giorni di combattimento. Il 6 aprile 1944, l'inizio di un rastrellamento tedesco e fascista impedì loro di raggiungere le Marche e uscire dall'accerchiamento. La mattina del 7 aprile, a Calanco, la prima brigata fu costretta a sostenere un lungo combattimento, nel corso del quale caddero 5 partigiani e decine di soldati tedeschi. Le truppe tedesche incendiarono per rappresaglia il vicino paese di Fragheto, uccidendo 30 civili, in gran parte donne e bambini. Dopo il combattimento, i partigiani si ritirarono nei pressi del lago di Quarto e in seguito a Spinello, dove celebrarono la Pasqua. La sera dell'11 aprile si ricongiunsero alle altre brigate attestate a Ridracoli, Poggio la Lastra, Strabatenza e Biserno. Il 12 aprile ebbe inizio il rastrellamento della zona compresa tra le statali Bibbiena Cesena e Firenze Faenza. Si ebbe un combattimento a Biserno, dove nonostante il sacrificio di un'intera squadra di 12 uomini, i soldati tedeschi ruppero le difese partigiane e dilagarono verso San Paolo in Alpe. La sera del 12 aprile la prima brigata si ritirò nella foresta della Lama e poi in seguito all'eremo di Camaldoli. La mattina del 13 aprile la brigata raggiunse Campo Romagnolo, dove si divise in piccoli gruppi nel tentativo di uscire dall'accerchiamento. 7 partigiani si misero in marcia verso San Godenzo, ma furono catturati e fucilati in località Fontanelle. Uno di loro si salvò, fingendosi morto sotto i corpi dei compagni. Piero Calamandrei, uno dei fondatori della Repubblica Italiana, ha scritto: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne, dove caddero i partigiani. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, lì è nata la democrazia, lì è nata la Costituzione italiana». Il giorno successivo, alla mattina, conquistiamo Montefalco lungo il tracciato dello 00 attraverso Pian delle Fontanelle, Poggio Piancancelli e la fonte di Solo dei Conti, da cui nasce l'ormai familiare Bidente delle Celle.
Montefalco è la vetta più alta del parco con i suoi 1658 metri. Scendendo sul sentiero 00 giungiamo velocemente agli splendidi prati della Burraia. Dai prati deviamo a sinistra sul sentiero 253 fino a raggiungere, dopo aver attraversato una strada asfaltata, il bivio presso il Ponticino. Da qui sarà possibile scendere rapidamente a Campigna, proseguendo lungo un tratto di sentiero natura. Tuttavia, noi sceglieremo il percorso che ci condurrà all'agriturismo Il Poderone. Sorriso? Buongiorno. Bravi, buongiorno. Bravissimi. Sì. Io l'ho truccato. Il cammino che ci porta dall'agriturismo Il Poderone di nuovo alla frazione Lago di Corniolo non è particolarmente interessante secondo noi, tuttavia si nota la percorrenza e l'affioramento di tanto in tanto di una bella strada romana.